cosa vuol dire per Padre Pio riparare, o meglio, consacrarsi al cuore di Gesù? Veramente, gli esperti della spiritualità di Padre Pio dicono che Padre Pio non ha mai parlato di consacrazione al cuore di Gesù, ma come scrive e dice fra Giuseppe Antonino sul numero di Voce di Padre Pio di giugno, che è già pronto e in spedizione, dice che Padre Pio utilizzava termini equivalenti a consacrazione, come offerta e dedizione. E Padre Pio indicava i modi per poter veramente offrirsi al Signore e dedicare tutta la propria vita, la propria esistenza a cuore di Gesù. Questo per Padre Pio vuol dire riparare, rispondere all'amore del cuore di Gesù e aiutare a riparare le offese che Gesù riceve, donando tutta la propria vita. Cioè non si tratta di consolare Gesù così, un'ora al giorno o un giorno al mese. No, si tratta di vivere una vita di intimità con Gesù, con il cuore di Gesù, continua, costante. Il mio cuore si deve fondere in quello di Gesù e io devo dare la possibilità al cuore di Gesù di entrare nella mia vita, di entrare nel mio cuore. E, per esempio, quando Padre Pio scrive, dirige le anime dei suoi figli spirituali, Padre Pio, appunto, raccomanda a tutti non solo di confidare sempre in questo amore di Dio e nel cuore di Gesù, ma Padre Pio raccomanda soprattutto di ricorrere al cuore di Gesù, perché il cuore di Gesù è quella fonte, quella sete, quella fonte d'acqua che disseta la sete che noi abbiamo di Dio, la sete che abbiamo di verità, la sete che abbiamo di consolatio, cioè di essere consolati, la sete che noi abbiamo di essere amati e di essere amati dal cuore di Gesù. E poi, stando nel cuore di Gesù, vivendo questa continua intimità, noi facciamo il passo successivo, cioè dal desiderare di essere amati da Gesù, che è una cosa umanissima, una cosa buonissima, passiamo al desiderare di consolare e di amare Gesù perché è offeso e perché è solo. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.